Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ferdinando Cestari, sono tecnico per la frutticoltura biologica di AIAB del Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo oggi in comune di Chiopri-Sviscone, provincia di Udine, presso l'azienda agricola Frulana, specializzata nella produzione biologica di mele. Questa è una zona del Friuli che storicamente è stata coltivata a melo da diversi anni ed in particolare da famiglie di origine altoatesina. Abbiamo scelto questa azienda perché applica delle tecniche e delle modalità di produzione molto innovative ed all'avanguardia. Buongiorno, io sono Defendi Daniele, dipendente dell'azienda agricola Frulana di Leonard Loss. L'azienda ha circa 18 ettari coltivate a melo con il metodo biologico. Abbiamo inoltre la certificazione biodinamica col certificato Demeter. Sono presenti all'interno del frutteto due varietà: Granny Smith, che è stata impiantata a cavallo tra il 2009 e il 2010, e 3 ettari di Crimson Snow, impiantati circa nel 2016. Il sesto d'impianto è tra le file a una distanza di 3,20 m e sulla fila a 0,80. Portennesto è M9. Abbiamo due tipi di sistema di irrigazione. Abbiamo il sistema a goccia, che lo utilizziamo sia per la fertirrigazione che per la irrigazione di mantenimento giornaliera. In più abbiamo un impianto sovrachioma. L'impianto sovrachioma ci serve nel periodo delle brinate, appunto per fare l'irrigazione antibrina, come irrigazione di soccorso e anche per effettuare i trattamenti, soprattutto contro l'articolatura. È un sistema di irrigazione particolare perché gli irrigatori sono messi a una distanza molto ravvicinata, producono getti con gocce molto fine e quindi sono paragonabili quasi ad un trattamento. E sono molto utili appunto nel trattare l'articolatura nelle situazioni di soccorso in cui bisogna entrare immediatamente. Vediamo adesso nel dettaglio gli impianti di irrigazione. Partiamo dall'impianto di irrigazione sotto chioma. Qui sulla capezzagna, a circa 1 metro di profondità, corre la condotta principale, da cui si diparte l'ala gocciolante, che voi vedete questo tubo nero, che corre sotto la chioma a circa 70 cm di altezza dal suolo sostanzialmente. Nel particolare si possono intravedere i gocciolatori, questi piccoli fori da cui fuoriesce l'acqua e che sono distanziati di circa 50 cm l'uno dall'altro, in modo da garantire un sufficiente apporto di acqua. Le piante sono a 1 metro e quindi ne abbiamo sostanzialmente uno da una parte e uno dall'altra. Sopra potete invece notare l'impianto di irrigazione sovrachioma. Qui abbiamo un tubo all'apice del quale c'è un irrigatore. Vedete che il tubo perfora la rete antigrandine, sopra c'è l'irrigatore che gira quando viene azionato l'impianto. L'acqua arriva da qua, quindi questo qua è il tubo dell'irrigazione sovrachioma, attraverso questo tubo che parte da circa metà dell'appezzamento. E gli irrigatori sono, come vedete, su questa fila ad ogni palo, quindi distanziati di 10 metri uno dall'altro, e ce n'è in totale 1500 circa. L'impianto a goccia lo usiamo quasi quotidianamente durante la stagione estiva, perché facciamo microapporti di acqua, mentre l'impianto sovrachioma è praticamente utilizzato o nelle giornate in cui le temperature sono molto calde, 36-37 gradi, per cercare di abbassare la temperatura ambientale dell'azienda in modo da evitare lo stress della pianta, o altrimenti quando vogliamo fare una buona irrigazione di fondo, che solitamente noi la facciamo intorno ai 30-35 mm. Sì, quindi anche tu sei dell'opinione che molto spesso in determinate condizioni estive l'impianto di irrigazione a goccia spesso non è sufficiente, bisogna dare degli apporti sovrachioma per riuscire a soddisfare meglio le esigenze idriche delle piante. Esatto, soprattutto in questa zona in cui il terreno è a scheletro prevalente,
quindi non c'è la necessità di fare una grossa irrigazione, perché avendo un terreno sassoso l'acqua andrebbe persa. Quindi è importante fare delle micro irrigazioni continue per avere un'umidità costante del terreno. Noi abbiamo una nostra stazione meteo all'interno dell'azienda, dove ci sono diversi sensori. Tra i più semplici abbiamo il pluviometro, abbiamo il sensore della foglia bagnata, umidità relativa, temperatura del suolo, temperatura ambientale a diverse altezze. A questa stazione meteo è collegato il sistema RIMPRO. Il RIMPRO ci permette di simulare l'infezione da ticcolatura, prendendo appunto i dati dalla nostra stazione meteo, e quindi ci fa un'analisi in tempo reale e veritiera, diciamo, della possibile infezione che si svilupperà. Quindi, esempio, c'è un evento piovoso, il nostro modello previsionale ci dirà quando ci sarà l'emissione delle spore di ticcolatura e la futura infezione. Prendendo in esame questi dati, noi attraverso il sistema di irrigazione sovrachioma possiamo tra virgolette iniettare direttamente il prodotto, in questo caso il polisulfuro di calcio, nelle condotte principali ed essere molto tempestivi nell'effettuare un trattamento. In azienda abbiamo tre diversi tipi di reti. Abbiamo la rete antigrandine, che viene aperta dopo il periodo di fioritura e chiusa a fine raccolta. Abbiamo una rete antinsetto. La rete antinsetto circonda completamente tutta l'azienda, infatti le capezzagne sono interne all'azienda. Anche la rete antinsetto viene aperta dopo la fioritura e chiusa dopo la raccolta. Inoltre abbiamo una rete antideriva. Questa rete antideriva si trova solo nei confini con le aziende vicine. E questo, scusa Daniele, penso che posso interromperti, il motivo per cui le reti vengono aperte successivamente alla fioritura è sostanzialmente per non andare ad ostacolare il volo dei pronubi, esatto, degli impollinatori. Questo voglio sottolineare, che noi durante il periodo della fioritura un apicoltore ci porta circa 180 alveari. L'impollinazione nell'azienda viene effettuata esclusivamente tramite appunto l'utilizzo delle api. Senza l'ape noi avremo grossi problemi. Quindi appunto le reti le apriamo successivamente alla fioritura per permettere un volo dei pronubi. Quali sono i motivi che vi hanno portato a chiudere l'intera superficie aziendale con rete antinsetto nel perimetro? Penso innanzitutto alla carpocapsa. Esatto. Ma poi anche la cimice. Sì, l'azienda è chiusa completamente già dal 2010, quindi eravamo chiusi prima del periodo del pericolo dell'Allomorpha alis, della cimice asiatica. E in primis avevamo chiuso tutta l'azienda appunto per la carpocapsa e per gli insetti ricamatori, quindi lepidotteri in generale, ed ha un'ottima funzione. Dopodiché, con l'arrivo della cimice asiatica, abbiamo visto che non bastava solamente chiudere i lati dell'azienda, i perimetri, ma abbiamo dovuto implementare la chiusura dell'azienda appunto con la rete che si può vedere sopra di noi, che ha chiuso addirittura i punti di giunzione tra le reti. Tra una placchetta e l'altra è stata chiusa completamente l'azienda. E poi non abbiamo parlato delle reti antideriva, sono delle reti a maglia molto sottile che voi utilizzate per impedire che ci siano degli inquinamenti dall'esterno, sostanzialmente. Esatto, perché su alcuni lati dell'azienda, come vicinanti, abbiamo sempre delle aziende melicole, però a conduzione convenzionale. Quindi per tutelarci, oltre all'uso di siepi, abbiamo anche implementato la difesa, tra virgolette, tramite appunto queste reti antideriva, che sono a maglia molto molto fitta. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto problemi di deriva dalle aziende vicine. Veniamo adesso a parlare della gestione del suolo del frutteto, e quindi sia del sottofila che dell'interfilare. Come sapete, in agricoltura biologica non si possono utilizzare erbicidi, e quindi la problematica appunto della gestione delle malerbe è una problematica molto sentita in tutti i settori, dalla frutticoltura alla viticoltura fino ai seminativi. Per la gestione delle malerbe sotto la fila noi utilizziamo principalmente il pirodiserbo. Iniziamo indicativamente verso la prima decade di aprile.
Diciamo che il passaggio col pieno di diserbo, oltre a contenere appunto le malerbe, ci aiuta anche contro alcuni insetti, perché ad esempio l'afide lanigero tende a svilupparsi nel colletto delle piante e in seguito a migrare nella parte superiore della chioma, quindi ci fa un duplice effetto questi passaggi col pieno di diserbo, sia appunto la gestione delle malerbe che l'afide lanigero. Intervalliamo questi passaggi col piro di diserbo all'utilizzo di alcuni sistemi meccanici, che sono delle fruste, degli attrezzi che hanno dei fili che girano in modo vorticoso, sono con un effetto simile alla frusta e ci aiutano appunto ad abbattere le erbe, mentre la gestione dell'interfila la lasciamo abbastanza ad un andamento naturale, nel senso facciamo al massimo uno o due sfalci all'anno, questo per cercare di creare un ambiente più idoneo per gli insetti utili, in quanto possono rifugiarsi. Alcuni insetti utili in assenza di preda si nutrono ad esempio di polline, quindi cerchiamo di avere delle essenze in fiore, delle essenze più vecchie, delle essenze fresche, e diciamo che il periodo in cui bisogna più stare attenti all'erba, diciamo, è i mesi primaverili, marzo, aprile, maggio, ossia uno sviluppo rapido degli infestanti, quindi necessitano degli interventi, in questo caso ogni 2-3 settimane. Ecco, io volevo focalizzare l'attenzione sulla tecnica del piro di diserbo e innanzitutto capire se l'avete sempre utilizzata dall'inizio e appunto capire anche meglio quanti interventi fate più o meno nel corso dell'anno e se ci sono degli effetti fra virgolette collaterali, alcuni, cioè per esempio il fatto di utilizzare il fuoco ti può creare qualche problema a livello del colletto o meno, cioè capire queste sì. cose, ecco. Il piro di diserbo lo usiamo circa 3-4 volte all'anno, iniziando appunto verso d'aprile a intervalli di circa 3 settimane. E non lo utilizziamo su impianti giovani perché nel nostro caso abbiamo visto che c'è la possibilità di eventuali danni. Funziona molto su malerbe a foglia larga, mentre su infestanti a foglia stretta fa più difficoltà a avere un buon effetto. Effetti collaterali negativi su piante già sviluppate non ne abbiamo viste, anzi appunto abbiamo benefici per il controllo di certi insetti. Beh, a volte quando l'erba è secca, soprattutto durante l'estate, si vede magari una partenza di qualche lingua di fuoco, diciamo così, che però insomma rientra abbastanza sì. facilmente. Dopo diciamo che in estate evitiamo di utilizzarlo e nel caso in cui dovessimo utilizzarlo accendiamo l'impianto di irrigazione a goccia qualche ora prima in modo da creare umidità e di non avere la possibilità che parta qualche piccolo incendio, ma controllabile. Diciamo solitamente nei mesi di luglio, agosto non utilizziamo mai il periodo di diserbo, in quanto anche la malerba cresce in modo inferiore, abbiamo già effettuato un buon controllo nei mesi precedenti, quindi non vediamo la necessità appunto di entrare per il controllo degli infestanti. Per dire, nella situazione in cui siamo adesso è 2 mesi che noi non effettuiamo una pulizia sotto la fila. Per concludere l'argomento gestione del terreno, volevo chiedere a Daniele se vengono effettuate delle lavorazioni di qualche tipo e se no il motivo per cui non vengono fatte. Non effettuiamo lavorazioni del terreno, in quanto essendo un terreno a scheletro prevalente, abbiamo molti sassi, andando appunto a muovere, ad esempio, con un repuntatore alzeremo troppi sassi e dopo non riusciremo ad effettuare le altre lavorazioni, come ad esempio un semplice sfalcio dell'erba oppure anche un trattamento. Infatti qua, quando è stato fatto l'impianto, abbiamo dovuto passare con un'intera sassi, abbiamo dovuto rullare il terreno perché la presenza veramente di pietra è molto elevata.
Ecco, quindi la gestione dell'interfilare in pratica viene fatta con un inerbimento spontaneo e degli sfalci periodici. Esattamente, sì, ti confermo. E buona parte della superficie è investita con la varietà Granny Smith, ovvero circa 15 ettari, e i restanti 3 ettari sono piantati con questa varietà che vedete qui alle nostre spalle, che si chiama Crimson Snow ed è una varietà relativamente recente, piuttosto tardiva, matura verso la fine di ottobre, primi di novembre addirittura. Esatto. Anche questa varietà non è resistente alla ticchiolatura, purtroppo. E questo ci dà lo spunto appunto per chiedere a Daniele come organizza le strategie di difesa. Inizialmente abbiamo già parlato un po' della ticchiolatura, comunque vorrei riprendere questo argomento e parlare non solo di malattie, quindi ticchiolatura e oidio, ma anche della difesa dai parassiti. Diciamo, per quanto riguarda la difesa dalle malattie fungine, i prodotti principali sono prodotti rameici, i zolfi sotto vari formulati, il polisolfuro di calcio. E noi per effettuare i trattamenti ci appoggiamo molto al modello previsionale RIMPRO, perché non solo ci fa delle previsioni per la ticchiolatura ma per anche altri patogeni. Per quanto invece riguarda la difesa da insetti, i prodotti sono vari, e possiamo dire che usiamo dei feromoni per fare la confusione sessuale, usiamo l'olio di neem, usiamo le spinosine, e usiamo il classico Bacillus thuringiensis, virus della granulosi per la carpocapsa. Quindi i formulati, ci sono diversi tipi. E appunto i modelli previsionali ci aiutano anche per la difesa da questi insetti, in quanto si possono avere dati come l'inizio del volo, l'inizio delle ovodeposizioni, le prime nascite larvali. E poi, scusa se ti interrompo, credo che anche cerchiate di mettere in atto tutte quelle misure di carattere preventivo agronomico per cercare di limitare almeno, ovvero in questo caso approfitto per chiederti, per esempio, sappiamo che l'azoto, le spinte azotate eccessive sono molto spesso dannose in qualche modo, perché rendono le piante più suscettibili agli attacchi, per esempio, dell'afide lanigero. Esatto. Quindi ecco, anche in questo volevo capire anche come gestite un po' la nutrizione, la concimazione sostanzialmente. Noi facciamo una concimazione di base che tramite l'etamazione, in quanto essendo certificati Demeter utilizziamo il cumulo biodinamico, che non è nient'altro che un cumulo di letame maturato al quale vengono aggiunti dei prodotti, e a questa concimazione di base aggiungiamo del pellettato, un misto organico che deriva da pennone, cornunghia o pannelli vegetali. E durante il ciclo vegetativo usiamo l'ala gocciolante per usare dei prodotti in fertirrigazione, che sono esempio estratti da piante di leguminose, sono a basso titolo di azoto, ma comunque ci aiutano durante il ciclo vegetativo. Un altro argomento molto interessante è quello degli insetti utili. So che voi, anche storicamente come azienda, avete sempre, oltre che favorito, come dicevi in precedenza, l'instaurarsi di un equilibrio naturale, anche fatto delle introduzioni, dei lanci, diciamo, per i diversi parassiti. Ad esempio usiamo l'acaro predatore Andersoni per la lotta al ragnetto rosso. Facciamo dei lanci preventivi intorno al mese di maggio-giugno. Usiamo il criptolemo, esempio, che è un predatore generico delle cocciniglie. Per la lotta alla cimice asiatica, ad esempio, abbiamo usato l'Anastatus bifasciatus. Quindi cerchiamo ogni anno di fare dei lanci per migliorare la presenza in azienda di insetti utili. Facciamo anche dei lanci di vari tipi di coccinellidi che sono predatori di afidi, quindi abbiamo alcuni coccinellidi che sono più specifici, esempio per l'afide verde, alcuni che non disdegnano l'afide lanigero,
quindi diciamo che l'azienda utilizza molto gli insetti utili. E credo che questo vi abbia dato anche dei buoni risultati nel tempo, perché io ricordo già da qualche anno che vengo qui a monitorare l'azienda e soprattutto l'afide lanigero in passato è stato un problema importante, mentre adesso mi sembra che sia andato abbastanza in equilibrio. Sì, sì, il problema dell'afide lanigero è sotto controllo. Diciamo che secondo noi non c'è mai la soluzione unica per il problema, ci sono varie misure da mettere in atto per cercare di contenere o risolvere il problema presente in azienda. Ecco, quindi potremmo dire che grossi problematiche di natura fitosanitaria non ce ne sono, cioè abbiamo già raggiunto un discreto equilibrio sia per quanto riguarda i parassiti che credo i problemi fungini, se non... No, sì, esatto, per problemi fungini e di insetti non abbiamo grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto problemi a causa del gelo, come si può vedere c'è una rugginosità diffusa nell'azienda e una produzione di cui non siamo abituati, ma purtroppo con certi eventi atmosferici estremi abbiamo avuto anche noi le nostre difficoltà. Diciamo che una media nei 5 anni possiamo dire che 400-450 quintali a ettaro di media riusciamo a farli. La destinazione dipende appunto molto dall'annata, quest'anno ad esempio la maggior parte andrà probabilmente a pelare. E per il consumo fresco sarà una minima parte. In un'annata standard diciamo che l'80% va per il consumo fresco. Il mercato principale è l'estero per questa azienda. L'azienda inoltre trasforma anche lei direttamente il prodotto che non viene venduto al consumo fresco, ad esempio fa delle chips di mela, quindi stiamo cercando di trasformare anche l'azienda direttamente il proprio prodotto. Sappiamo che nel melo le tre operazioni fondamentali, quelle che richiedono più ore di lavoro, sono raccolta, potatura invernale e diradamento manuale del frutto laddove se ne fa. Esatto. Ecco, volevo capire come siete organizzati in questo senso, cioè a che manodopera ricorrete, se ricorrete, più o meno come siete organizzati? Allora, nell'azienda siamo presenti due operai fissi durante tutto l'anno e persone avventizie diciamo che abbiamo bisogno per qualche settimana solo per la potatura, perché riusciamo tranquillamente a gestire la potatura in due, iniziando abbastanza presto, già da dicembre. Il grosso della manodopera lo assumiamo durante la raccolta, in cui arriviamo anche a 50-60 addetti, ma durante tutto l'anno diciamo riusciamo ad assolvere i doveri in due operai. Oltre appunto alla certificazione biologica abbiamo appunto la certificazione Demeter. Per appunto ottenere questa certificazione noi prestiamo maggiore attenzione su certi aspetti, come ad esempio utilizziamo meno rame metallo per ettaro. Invece che utilizzare 4 kg classici nella difesa biologica, abbiamo un limite massimo dei 3 kg ettaro di rame metallo. Inoltre, molto importante per avere questa certificazione, cercare di effettuare la concimazione di fondo utilizzando il più possibile del letame. Questo letame viene compostato, viene effettuato un cumulo, inseriti appunto i preparati biodinamici. E la maggior parte della concimazione lo facciamo attraverso questo prodotto che si ottiene. Oltre a ciò utilizziamo anche diversi preparati biodinamici, ne elenco solo alcuni, ad esempio il corno silice, il corno letame e il preparato di Fladen. Questi prodotti vengono distribuiti tramite particolari attrezzature. Queste attrezzature utilizzano basse pressioni, non utilizzano pompe a membrana, ma sono delle pompe elettriche particolari che non influiscono sul principio attivo. Inoltre, con la certificazione biodinamica, noi prima di effettuare una concimazione fogliare, facciamo sempre delle analisi fogliari per vedere se realmente è presente una carenza nella pianta. Quindi la concimazione sarà sempre in funzione della reale carenza dimostrata appunto dall'analisi fogliare. E per l'utilizzo delle spinosine
Noi chiediamo se sussiste un problema nell'azienda, una deroga, in quanto c'è il limite massimo di un trattamento annuale e viene effettuato solo se veramente c'è una problematica in campo. Siamo all'interno del capannone aziendale e dietro di noi potete vedere il parco macchine. Qui ci sono i carrelli elettrici che sono un po' un fiore all'occhiello dell'azienda e vorrei che Daniele ce li descriva un po' più nel dettaglio. Questi carrelli sono elettrici, si può notare il pacco batteria circa al centro della macchina. Con questi carri noi riusciamo a caricare 6 cassoni di mele. Lavorano appunto circa una decina di persone per ogni macchinario. Le caratteristiche principali di queste macchine è la loro silenziosità, innanzitutto. Avendo il motore elettrico è possibile variare di pochissimo la velocità della macchina, quindi può avanzare di pochi centimetri fino a raggiungere i 6 km all'ora. Sono macchine molto versatili che le utilizziamo anche, per esempio, oltre che per la raccolta, anche per l'apertura e la chiusura delle reti, quindi vengono impiegate durante l'anno per più lavorazioni. Sono un brevetto dell'azienda, in quanto l'idea l'ha avuta il titolare, e sono state modificate delle precedenti macchinari e abbiamo sviluppato appunto questa tipologia di macchine. Bene, a conclusione della visita aziendale alla Frulana, nel ringraziare Daniele per la sua disponibilità e per l'ospitalità, volevamo fare un'ultima domanda, ovvero chiedergli quali sono i consigli che tu daresti a chiunque dovesse intraprendere un'attività di questo genere, ovvero la produzione di mele con metodo biologico? Ma innanzitutto avere una buona conoscenza di base, molto importante, quindi bisogna aver studiato. Dopodiché informarsi in modo continuo, non smettere mai di imparare, e cercare sempre nuove fonti, perché sono nuove idee, basta solo cercarle. È importante mettere insieme varie tipologie anche di strategie di difesa. Non c'è mai la unica via giusta, non c'è mai una soluzione. La difesa, ad esempio, funziona perché ci sono diverse strategie messe in atto quasi contemporaneamente. Ecco, se posso aggiungere io qualcosa, direi che è importante puntare sulla qualità. Adesso ci sono diverse correnti di pensiero, ci sono persone che pensano che facendo la grande quantità, puntando all'industria, quella sia la strada. A mio avviso non è così, perché un'azienda come questa dimostra che investendo, ma non solo in termini economici, ma anche in termini di conoscenza e in termini di lavoro, si riescono a raggiungere degli ottimi livelli qualitativi anche nel biologico e quindi ovviamente delle remunerazioni adeguate.